Amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi andremo a showcaseare Vegeta Super Saiyan God Blue Evoluto Evo, insomma, quello che è. L'ho trovato ieri perché ho voluto fare un ottimo giro su Goku, tutto estinto, e l'ho trovato, sono felice. 1.219.000 di potenza generale, 2 milioni di vita, 201-205 Blast e Strike Attack, 130-132 Blast e Strike Defense, quasi 4.000 di critical e 2.003 di Kill Restore. Lui si porta una stecca e una Blast. La sua ability pesca sua ultimate, restaura la vita al 35% e più 20% di special move. Hack Wing e Ultimate Damage Inflitto per agli alleati per 30 Temer Count. La sua ability buff del 20% l'episodio Universal Saga Blast Attack e Strike Defense. Poi quando entra in battaglia si becca un più 90% di Damage Inflitto non cancellabile, riduce il danno inflitto del 30% non cancellabile. Questo qui invece dopo aver usato un Arts Card che si recupera, anzi l'Arts Card si deve usare 35 di key. Restore il key di 20, più 25 di danno inflitto per 15 damage count. Poi qua si annullifica gli elementi a sfavore per 30 damage count. Che sia questo qui per un revival invece. Poi, questo qui, gli effetti si attivano dopo il cover change, distrugge una nostra carta randomica, riduce i danni inflitti del 20%. Poi, combo Lars special move, questo qui dopo essere switchato, si pesca una carta randomica, più 20% di damage inflitto per 15 timer count. Cioè, praticamente lui è danno inflitto e danno inflitto. Questo, ragazzi, è il team e noi ci becchiamo in PvP. Prima cena della giornata, raga, dove andremo contro... Sembra un Godki, però con l'intruso... Bene, benissimo. Ok, sì, è neutro di colore, quindi... Mamma mia! Che sono sti danni? Mamma, what the... Minchia! Assurdi. Godiamoci l'LF, raga. Bella. Ma io direi ottimo. Passiamo al prossimo match. Eccoci qua, il terzo match della giornata. Che non è lo showcase di questo Vegeta, ma di lui. Imbarazzanti veramente.
Porca miseria, raga. È veramente, veramente rotto. Qua è stato bravo lui che mi ha preso il timing per questa saltellata. Switch un attimo, broski. L'ho preso, vero? No, broski. Lo so, è brutto che la stessa velocità contro, raga. È brutto, brutto. Comunque dopo messi la società rimane sempre un buon personaggio, sapete? Cioè, in realtà non so se gli è uscito un platino. Ma credo di sì, però io non l'ho preso. Ultimo match, questo qui sarà un match complicato perché siamo contro uno di rango alto. Però noi ci proviamo lo stesso. Pezzo di merda. Godo. Godo come un brodo appena nato. Buono, dai, ci sta. Pezzo di cacca. Oddio mio. Oh mamma mia, comunque raga, Goku Mui rimane una delle F più forti del gioco. Mi ha bloccato. E secondo lui voleva ammazzarmi così. Facciamo tankare a lui perché magari ci lancia il racing. Toglierà 1.200.000. Vediamo subito. Mi sa di sì comunque, eh. Toglio 1.200.000. Bellissimo questo showcase. Vorrei avere tutti i showcase così. Comunque amici, questo video è finito. Parliamo un attimo di Vegetozzo. Allora, Vegetozzo col platino, Zenkai benciato, un team con Goku Ultra Istinto, con Goku Terzo, oppure con il nuovo Ultra Vegito, raga, fa veramente bella roba. Quindi è utilizzabile? Sì. Da portare in tutti i match? No, perché lui è giallo e il meta è tutti rossi, quindi è molto fragile. Io lo userei come alternativa di un giallo, cioè lo userei da stellato come alternativa di Vegito Ultra che non avete. Potete portarvi lui perché si annullifica il colore con la blu. La copertina non mi ricordo se ce l'ha. Comunque si buffa un bordello di danni con la verde, si recupera pure la vita. E l'ultimate è tanta roba.